Da sempre lo sport è portatore di benessere e salute, ma troppo spesso accade che venga sporcato dal consumo di sostanze proibite in ambito sportivo. Per evitarlo è necessario che etica, educazione e diritto allo sport diventino valori inconfutabili su cui puntare per contrastare il fenomeno del doping e perché si arrivi a tagliare il traguardo, come nelle migliori competizioni sportive, occorre in primis rivolgersi ai giovani. È per questo che il convegno dal titolo Doping, Etica, Educazione, Diritto e Sport, che anticipa la giornata nazionale Lo Sport che Vogliamo, ha coinvolto soprattutto gli studenti delle scuole superiori di Pescara, che nella sala consiliare del comune hanno animato il dibattito promosso dall'Unione Sportiva delle ACLI APS Abruzzo, come spiega il presidente Adamo Scurti. Una delle mission proprio delle amministrazioni è quella di garantire il benessere e lo stato di salute dei propri cittadini. Per noi, soprattutto la fascia d'età, quella giovanile, per noi è di grande interesse e di grande importanza. Con questo convegno vorremmo far comprendere loro che un sano stile di vita, agganciato anche a un sano stile nutrizionale, può garantire loro un benessere psicofisico anche ad altissimo livello e ottenere anche grandissimi risultati. E soprattutto c'è la questione etica morale che non va sottovalutata. Tra altre cose vorremmo far comprendere loro che gli enti preposti alla salvaguardia del benessere e della salute sono loro amici, Comune di Pescara, ASL, Provveditorato agli studi, i NAS di Pescara, l'AS con la medicina dello sport e il laboratorio di tossicologia sono tutti elementi che sono strutturati sul nostro territorio ma servono a garantire il benessere loro della salute psicofisica. Alla manifestazione hanno preso parte anche i rappresentanti di istituzioni, enti, organizzazioni sportive, ASL, scuola, medicina dello sport e associazioni di volontariato. Tra gli interventi anche quello di Enzo Imbastaro, presidente regionale del CONI Abruzzo. Il CONI ha fatto tantissimo per i controlli per gli sport, diciamo, affiliati, e infatti tanto di meno sono le persone, che gli atleti che vengono beccati col controllo di doping. Purtroppo non riusciamo ad accedere a tutte le palestre e tutti i luoghi privati dove si fa attività motoria, perché è fuori di dubbio che il doping fa male. E quindi il CONI, ripeto, sta facendo tantissimo per sensibilizzare tutti gli affiliati a un maggiore controllo sui loro tesserati, ma ripeto c'è ancora una grossa fetta che rimane incontrollabile.